Georg Friedrich Händel nasce in Germania nel 1685. Morirà poi a Londra nel 1759. È quindi un compositore dell'epoca tardo-barocca. Händel nasce ad Halle. Vediamo qui un'immagine moderna di questa città. Questa è Halle in una antica stampa. E questa che vediamo è la casa natale di Handel, dove è vissuto per buona parte della sua adolescenza e prima giovinezza. Vediamo ancora la data di battesimo, il certificato di battesimo di Handel, 1685. Il papà di Handel era già piuttosto anziano quando Georg Friedrich nasce, il papà già aveva 63 anni. E il suo mestiere era quello del piccolo chirurgo, cioè un cerusico, che alternava però l'attività di barbiere. Il papà aveva deciso che il figlio Georg Friedrich doveva diventare avvocato. Gli aveva quindi imposto di studiare legge e gli aveva addirittura proibito di studiare musica, che riteneva un'autentica perdita di tempo. Però il giovane Handel continuava di nascosto a studiare. C'è perfino un'illustrazione in cui si vede l'anziano padre che scopre il giovane, anzi il piccolo, qui è ancora un bambino, Handel, mentre stava suonando al clavicembalo senza il permesso del papà. Sta di fatto poi che il giovane Handel viene lasciato a studiare musica in qualche maniera. Ed anzi approfitta di alcuni viaggi, alcuni fatti con il papà, per prendere lezione di questa arte di cui era particolarmente appassionato. Deciderà comunque di studiare legge per far contento il papà e assolvere quindi in qualche maniera quest'ordine del papà. Avrà contemporaneamente degli incarichi musicali, soprattutto come musicista da chiesa o violinista, incarichi però che non soddisfavano il giovane Handel, che aveva ben altre ambizioni. Lui sognava di fare un viaggio nel paese della musica, l'Italia, dove si narrava c'erano tantissimi teatri, dove la musica era a livelli elevatissimi. E all'età di 21 anni, nel 1706 decide di compiere questo viaggio in Italia e vi rimarrà per quasi 3 anni, studiando quello che era lo stile italiano, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di melodrammi. Handel parte e arriva intanto a Firenze, dove prenderà buoni contatti musicali. Poi andrà a Roma. A Roma si farà molto apprezzare e avrà in quella città una gara di clavicembalo e di organo con un grande musicista italiano, Domenico Scarlatti. Riguardo al risultato di questa gara ci sono varie versioni. A quanto sembra Scarlatti, che vediamo in questo dipinto, aveva parzialmente vinto la gara al clavicembalo. Però poi, quando Handel decise di passare all'organo, lo stesso Scarlatti riconobbe la grandezza assoluta di Handel. Poi Handel arriverà a Napoli e, risalendo di nuovo la penisola, si fermerà a Milano e poi nella nostra Venezia. Purtroppo non abbiamo molti documenti riguardo all'attività di Handel nella nostra città. Sappiamo che ha incontrato grandi musicisti, ma a noi piace pensare che abbia incontrato soprattutto il nostro Antonio Vivaldi. Ripeto, non ci sono documenti su questo, ma è molto probabile che questo incontro ci sia stato. È estremamente probabile che Handel abbia potuto assistere a qualche melodramma di Vivaldi o addirittura a qualche concerto all'interno dell'ospedale della Pietà. Pensiamo questo perché la musica di Handel è stata fortemente influenzata dalla musica vivaldiana, quindi è probabile che questo contatto ci sia stato.
Handel poi se ne ritorna in Germania e però ritroverà lo stesso ambiente di prima. Gli saranno offerti incarichi che lui considera poco importanti, soprattutto organista o maestro di musica nelle chiese locali. Ma per quanto importanti fossero queste chiese, per quanto lui fosse richiesto, a lui questo non bastava. Ormai aveva visto cos'era la grande musica nel suo viaggio italiano e voleva continuare a comporre melodrammi, voleva continuare a vivere in un grandissimo ambiente musicale come quello che aveva conosciuto nel nostro paese. Decide quindi di fare un viaggio verso nord e decide di partire per l'Inghilterra. Londra lo accoglierà a braccia aperte. Handel riuscirà a scalare una carriera rapidissima e a farsi molto presto conoscere ed apprezzare dai grandi nobili d'Inghilterra. Qui vediamo quella che è stata una delle case in cui ha abitato il nostro Handel nell'attività, nel soggiorno londinese. Il personaggio ritratto qui è Re Giorgio I d'Inghilterra, che diventerà molto presto un grande amico e ammiratore di Handel e gli permetterà di comporre non solamente melodrammi in stile italiano, ma, come vedremo, opere oggi considerate importantissime come alcuni suoi oratori. Handel avrà anche un grandissimo onore perché sarà presto nominato baronetto e allora non più Georg Friedrich Handel alla tedesca, ma Sir George Friedrich Handel. È raro trovare nella storia della musica un compositore che abbia potuto godere di tutti gli onori che sono stati attribuiti ad Handel. Qui lo vediamo addirittura dipinto, Handel, vicino al re, in una gita in barca, probabilmente sul Tamigi, contornato dalla corte e quindi un personaggio di corte quasi al pari degli altri nobili. Del resto lui stesso, dopo la nomina a baronetto, era salito al rango di nobile. Handel era sempre invitato a tutte le importanti feste musicali ed era uno dei più importanti protagonisti di tutta l'attività culturale della Londra di allora. Handel si sdebita sicuramente con Re Giorgio I e poi dopo la sua morte anche con il suo successore, Re Giorgio II, componendo per loro musiche importantissime. Tra queste ricordiamo Water Music, musica sull'acqua nella traduzione italiana. Durante le sue gite al Tamigi, i regnanti evidentemente si annoiavano, non avevano la possibilità di ascoltare musica e così Handel scrive questa lunghissima suite, Water Music, e aveva organizzato dei barconi con dei musicisti che seguivano la barca reale, allietandola con le note di questa suite di Water Music. Un'altra composizione di Handel, un'altra suite, è Musica per i reali fuochi d'artificio. Oltre a questo, Handel compone molti oratori. Uno dei più importanti è sicuramente Il Messia, con il testo in lingua inglese. Qui vediamo un'altra immagine con la calligrafia del nostro Handel. Handel morirà poi nel 1759. E sarà sepolto addirittura nell'abbazia, all'interno dell'abbazia di Westminster. Vi ricordo che qui dentro vengono sepolti i grandi d'Inghilterra, i nobili, addirittura re e regine. Handel avrà quindi questo grandissimo onore di essere sepolto qui dentro. Abbiamo qui anche un'antica stampa di un concerto in onore di Handel, ormai morto da qualche decennio. Questa è quindi una stampa della fine del 1700, che ci fa vedere l'interno dell'abbazia di Westminster, quindi il ricordo di Handel a Londra durerà per moltissimo tempo. Handel viene in qualche modo messo in parallelo a Bach,
Ambedue nascono in Germania e tutti e due nel 1685, ma vengono messi a confronto non tanto per le cose che hanno in comune, quanto per la diversità. Mentre Bach guardava dentro se stesso, portava la sua spiritualità nella musica, Handel invece è aperto all'esterno. La sua è musica per i grandi, per i re. Handel è stato comunque un compositore di primo piano. La sua figura d'artista è sicuramente da collocare tra quella dei più grandi compositori di tutti i tempi.